collaborazione con pomeriggio, eccoci al consueto appuntamento con lo sportello pensionati, puntuali come ogni mercoledì. Vediamo subito chi sono oggi i nostri ospiti. Cominciamo dalla new entry, non ha mai partecipato alla nostra trasmissione, è Liliana Della Rovere. Liliana Della Rovere, sì. Che fa parte anche lei insieme agli altri, sì, dell'FNP, sì. CISL, quindi una delle tante... dell'esercito di volontari. Sì, esattamente. Ecco. Sì. Poi abbiamo una vecchia conoscenza, era da un po' che non ci veniva a trovare, Maria Febbo. Maria Febbo, che ringraziamo, okay. Salutiamo. E poi Luigi Chizzini. Però maglione rosso... Niente. Buonasera. Che piace tanto, no? Niente, questa sera niente maglione. Trasmissione seria. Buonasera. Bene, abbiamo rotto il ghiaccio, vi ricordo che se volete potete telefonare, lo vedete scritto, allo 0432 57 3517 oppure inviare sms al 393 186 1551 per rivolgere domande ai nostri esperti, che non sono esperti solo di pensioni, ma anche di tanti altri argomenti e di tante altre problematiche che possono riguardare i pensionati. Tra l'altro, Gigi Chizzini, lo ricordiamo, che è stato per tanti anni a lavorare in INPS, quindi ha un'infarinatura generale di tante problematiche, no Gigi? Ma credo di poter dire che anche gli altri ospiti di questa sera hanno lavorato anche, per tanti anni in INPS. Anche loro? Sì. Anche qualcuno, loro. Qualcuno aveva anche delle responsabilità importanti all'interno dell'INPS. Per cui... Liliana Della Rovere, sì, sì, ecco, aveva responsabilità. Mi occupavo di pensioni di gestione privata, quindi ditte private, ed è stato un periodo interessante. Ecco, quindi motivo in più per telefonare e rivolgere domande, perché abbiamo persone preparatissime per darvi le giuste risposte. Volevo dire che abbiamo incominciato questo nuovo modo, portando oggi due super esperti di pensioni. Sì. Vorremmo incominciare a alternare esperti di pensioni a esperti anche di altre materie, perché noi vogliamo anche approfondire tutta la parte dell'assistenza che viene erogata dalla regione, dai comuni, e quindi abbiamo bisogno di portare anche persone che siano preparate in questa materia, perché molti ci chiedono appunto di portare a conoscenza anche tutte le provvidenze che vengono date sotto forma assistenziale e socio-assistenziale da parte dei comuni o quindi da parte della regione. Quindi panoramica completa, perché abbiamo esperti oggi, che lavorano oggi di pensione, poi oggi di pensione, poi cominceremo a portare anche rappresentanti altre. Del patronato, poi arrivano rappresentanti anche del CAF, insomma c'è tutto un mondo, no, per poter essere al servizio del cittadino. Allora abbiamo detto Liliana Della Rovere, sì, mi piacerebbe parlare un po' con lei anche come mai si è avvicinata al mondo del volontariato. Ma perché ritenevo di non finire la mia professionalità lì con il pensionamento, quindi sentivo ancora di poter dare qualcosa, visto che mi ero allargata nelle conoscenze, nelle ultime pensioni, perché le ultime pensioni parlavano di cumulo, totalizzazioni, che sono il nuovo... diciamo il nuovo mondo per i giovani, perché i giovani non lavorano, non fanno un lavoro solo, ma fanno diversi lavori, quindi hanno bisogno di tutti questi consigli, di essere indirizzati nel nuovo mondo delle pensioni. Ecco, abbiamo subito una telefonata. Ecco, quindi diciamo che la trasmissione non è rivolta esclusivamente ai pensionati, ma anche ai giovani che devono pensare a come gestirsi oggi per assicurarsi un futuro. Sì. Sono Silvia da Pradamano, 65 anni, lavorato come dipendente dal 1970 al 1985. Chiedo gentilmente se, non avendo maturato i contributi per la minima, avrò diritto alla pensione e se verranno riconosciuti i miei 15 anni. In alternativa, la pensione di vecchiaia mi spetta? Se sì, a che età? Saluto e ringrazio.
Quindi chi dà la risposta? È facile, posso darla io la risposta. Ecco, la facciamo dare subito a... Perché se ha maturato i 15 anni entro l'entrata in vigore della riforma del 95, la signora ha diritto a pensione anche con soli 15 anni. Quindi il requisito contributivo sarebbe soddisfatto. Deve solo aspettare di raggiungere anche il requisito anagrafico, e cioè di raggiungere i 67 anni di età. Ma in questo caso, se lei ha maturato i 15 anni entro quella data, non sono necessari i 20 anni di contributi, perché il diritto era stato maturato in quel periodo. Vede, è talmente facile che ho risposto io. Subito. Il periodo era in pratica entro 31/12/1992. Oppure avesse chiesto l'autorizzazione ai versamenti volontari sempre entro quella data. Quindi, signora Silvia, sì, signora Silvia ha avuto subito la risposta, quindi si sente più serena. Abbiamo detto, cioè, no, anzi non abbiamo detto, uno dei temi che affrontiamo anche nella trasmissione di oggi è l'OBSM, perché è pubblicato, no, adesso. Sì, da ieri. Quindi, è in linea. È online. È online, sì. Ecco, a che cosa serve questo OBSM? Che cos'è? Anche per far capire ai nostri amici telespettatori. Slide, o ne parliamo? Vediamo se per caso la regia è pronta, vediamo se per caso riusciamo ad avere anche qualche... Eccolo qui. Eccolo qua. L'abbiamo. Allora. Ringrazio la regia perché questa sera veramente ha fatto i miracoli anche per riuscire a inserire queste, appunto, queste cose che sono state inserite proprio un momento prima di andare in onda. Bene, ma questo è il bello della diretta. Comunque, come potete vedere anche dalla slide lì, ogni anno l'INPS rilascia al pensionato il modello 1M o OBSM, che è il certificato di pensione, dove vengono inserite tutte le informazioni relative alla pensione di ogni pensionato. Pensionato INPS, no INPDAP, no EMPAS, solo INPS. Ci sono diverse voci elencate che dopo vedremo in specifico. C'è l'aumento che viene calcolato all'inizio di ogni anno, perciò la perequazione automatica. Poi ci sono gli importi mensili lordi delle rate di gennaio e l'eventuale tredicesima. Perché è messo rate di gennaio e eventuale tredicesima? Perché si presume che tutti gli altri mesi, cioè da febbraio a dicembre, siano uguali alla rata di gennaio. Se poi nell'anno, nel corso chiedo dell'anno... Chiedo scusa Maria, perché è importante avere questo OBSM? Questo OBSM è importante avere per tenere sotto controllo la propria posizione pensionistica. Se avvengono delle variazioni, è importante che ognuno di noi, che è interessato a variazioni per qualsiasi tipo detrazione, sì, tipo assegni familiari, assegno nucleo familiare, tutto quello che c'è in movimento nel corso dell'anno, bisogna comunicare all'INPS qualsiasi tipo di variazione e l'INPS mette a posto tutte le situazioni. Naturalmente poi l'OBSM che ci viene inviato, allora quest'anno lo troviamo con le variazioni inserite in base alla perequazione che è stata fatta e alla rivalutazione delle pensioni superiori al trattamento minimo, a tre volte al trattamento minimo. È consultabile solo online oppure arriva anche in cartaceo? No, non arriva più in cartaceo dal 2013. Prima l'INPS lo inviamo insieme al ex-CUD, adesso certificazione unica. Adesso i modelli non vengono inviati, bisogna o munirsi di un PIN dell'INPS oppure della carta servizi abilitata e si va presso l'ASL di appartenenza e verrà rilasciato un PIN anche da loro, che sono dei numeri, e si può entrare con il famoso SPID, no, come si chiama? Sì, SPID, che è una macchinetta dove si inserisce la tessera sanitaria. Un'altra cosa. Ah, no, lo SPID è... scusa. C'è la carta dei servizi. Sì, carta dei servizi. Insomma, c'è una macchinetta, viene inserita la carta dei servizi collegata al computer, si entra inserendo i propri dati e il PIN che viene rilasciato e dopo si va in www.imps.it
e faremo vedere comunque i vari passaggi, ci sono le slide. Ne parliamo dopo della spiegazione del modello BSM, come entrare per poterselo ricavare e stampare da soli, oppure si può andare presso i patronati e si fa fare. Ecco, perché voi come FNP organizzate anche dei corsi per far imparare alle persone anziane a gestirsi da sole anche da questo punto di vista? Ma guarda, perché non tutti gli anziani, no? A meno che non ci siano i figli che provvedano. È per questo che noi... È per sì, devono, cioè, vengono da voi, si rivolgono da voi, è chiaro che risolvete tutto. Anche qua c'è uno spartiacque. Abbiamo anziani che per quanto riguarda l'informatica non ne sanno nulla e non ne vogliono proprio sapere. Addirittura. E abbiamo anche anziani che invece o per predisposizione personale o perché hanno i nipoti, i figli che ci stanno dietro, sono più portati. Infatti vediamo lo smartphone. È una cosa che molti hanno, ma non tutti hanno. Ora, lo smartphone, per esempio, è un discrimine, nel senso che se noi parliamo del modo di autenticarsi più sicuro, si chiama SPID, che è il sistema pubblico per identificazione, prevede che l'autorizzazione venga anche data attraverso lo smartphone. Ora, non tutti gli anziani sono in grado di fare questo tipo di operazione. Ecco perché è importante, per esempio, servirsi della nostra carta dei servizi, cioè il tesserino sanitario dato dalla regione, che può essere abilitato a funzioni di autenticazione e riconoscimento, per cui basta usare quello e si entra nei siti che chiedono l'autenticazione, quali, per esempio, il sito dell'INPS per quanto riguarda tutte le cose che riguardano l'INPS, ma anche il sito dell'Agenzia delle Entrate se voglio fare una visura catastale, eccetera, o il sito della regione se voglio pagarmi il ticket o vedere la mia storia sanitaria, eccetera. Sono tutti i siti che prevedono che io mi autentichi per essere sicuri di dare le informazioni a chi effettivamente spettano, e in questo caso noi abbiamo visto che la cosa più facile per i nostri pensionati è quello di abilitare presso i comuni la nostra tessera sanitaria. Ma che bello anche il portale. Ecco, sì. Questo... È questo che dovevamo dire. Lo diciamo dopo, intanto lo vediamo. Sì, sì. E così poi facciamo capire la pagina segreziale. Tanto più che adesso dobbiamo andare un attimo in pubblicità. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio. Allora, ritorniamo all'OBSM e chiediamo alla regia se ci mostra, no? Sì. Allora, quello che ci stava già la pagina 1, intanto. Ecco, per spiegare effettivamente come andare, cosa fare, no? Sì. Ecco, allora, questo è come entrare nel sito dell'INPS, sia con la carta dei servizi che con il PIN rilasciato dall'INPS stesso. Sì. Si va nel sito www.imps.it. E facendo questo sito viene fuori home page online, si va su quello oppure direttamente sul fascicolo previdenziale del cittadino e viene fuori questa pagina. Da questa pagina dopo si va avanti in My, che adesso io da qui non vedo, ma mai entra in My IMSS. In My IMSS. E il My IMSS ti viene fuori un altro, ecco questa schermata qui, lì inserisci il codice fiscale e il numero. Noi abbiamo tre modi di autenticazione e si vedono le tre schede che ci propone l'INPS. La prima è la scheda con il PIN, la seconda è la scheda con lo SPID e la terza è la scheda con la carta nazionale dei servizi. Allora, con il PIN si mette codice fiscale e il PIN. Qual è perché noi non consigliamo molto questo tipo di accesso? Perché il PIN comunque va cambiato ogni 6 mesi e quindi poi andare a chiedere consulenza a un'altra persona dandogli il proprio PIN è sempre un qualcosa che lascia un attimino perplessi, nel senso, ti ho lasciato il mio PIN, adesso tu cosa te ne fai di questo mio? Il secondo modo invece, che è l'altra scheda, quella successiva, è connettersi attraverso lo SPID,
Lo speed, dicevo, dovrebbe essere lo standard per tutti e io consiglio a tutti fare lo speed. È una operazione un attimino un po' più complicata per le persone anziane. Comunque tutti dovrebbero farsi lo speed è un sistema sicuro, anche se do dati agli altri, siccome comunque devo confermare l'autenticazione attraverso lo mio smartphone, quello ce l'ho solo io e quindi nessuno può accedere senza il mio permesso. Il terzo modo, che è quello che noi invece noi consigliamo ai nostri anziani, è quello solamente di farsi autenticare la propria tessera dei servizi, quella che banalmente usiamo per dare il codice fiscale o quando andiamo a prendere le prestazioni sanitarie, e in questo caso il PIN che c'è... Eccoli, Luigi Chizzini, riconosciuto. Dovrei essere io. Sì, in questo caso, l'autenticazione, secondo me, per gli anziani è quella migliore, perché è vero che accompagnato alla carta dei servizi viene dato un PIN, ma certo che io posso dare il mio PIN a chiunque, se non è in possesso però della mia carta dei servizi, la persona non riesce a entrare nel sito dell'INPS. Ma è importante questa privacy del sito dell'INPS, attenzione, che nel sito dell'INPS io posso fare anche operazioni importanti, come quella per esempio di trasportarmi la pensione da un ufficio pagatore a un altro. E allora se qualcuno fosse a conoscenza delle mie modalità di accesso, esatto, è chiaro che potrebbe farmi qualche scherzetto. Sentiamo anche anche Liliana a tal proposito. Perché c'è la compilazione online del modello per avere l'accredito dalla propria pensione direttamente da una banca all'altra. Quindi inserendo i dati anagrafici e l'IBAN si può cambiare tranquillamente la banca o anche l'ufficio postale eventualmente. Sì, quindi è una cosa ben delicata questa di dover dare un PIN per fare queste operazioni, è troppo facile, diciamo, no? Quindi chiaramente bisogna fare attenzione a chi si dà, quindi è una cosa... E noi come pensionati abbiamo questo tipo di problema. Dobbiamo dare assistenza alle persone che ce lo richiedono, dobbiamo anche dare sicurezza che i dati in nostro possesso non vengono usati per altri motivi. Chi viene da noi e viene con la carta dei servizi abilitata sa che noi utilizziamo, possiamo accedere al sito dell'INPS mentre lui ci fornisce la carta, ma nel momento in cui va via con la carta io non accedo più. Gli do un servizio completo e in sua completa sicurezza, ecco, quindi questo è importante dire. Avete concluso, Bissemme? No, c'è ancora no. Qualcosa da dire? Sì, se si va avanti con le slide, la pagina numero 2, perché sono cambiate. Ecco. Allora, vediamo. Nella pagina successiva noi abbiamo un po' sintetizzato, abbiamo tolto diversi dati per non far vedere il nominativo della persona interessata. In questo caso, allora, non so se c'è la slide in pagina 2, comunque viene fuori in pratica quello che ha la persona, cioè la sede di appartenenza, la categoria di pensione e il numero di pensione. Questa persona è interessata da tre pensioni. Si vede sulla sinistra c'è la sede dell'INPS, sede di appartenenza, poi c'è la categoria, in questo caso la prima è una SOCOM, che è una reversibilità da attività autonoma commerciante, poi c'è la seconda che è un'invalidità civile e questa è esentasse, e poi c'è la terza che è una IOCOM, che è un'invalidità per contributi da sempre gestione autonoma come commerciante. Sotto leggiamo che c'è la perequazione cumulata, nel senso che essendo più pensione viene fatta un'unica perequazione per tutte e due le pensioni, perché l'altra essendo esente a tasse non ha perequazioni. Poi c'è una novità, ma non per questo tipo di pensioni, perché queste sono pensioni minime al di sotto di un certo importo, ma da aprile di quest'anno, in base alla legge di bilancio, è stata applicata una variazione sulle pensioni che partono almeno superiori tre volte il trattamento minimo. Il trattamento minimo è di 5,13,01 per il 2019, si moltiplica per tre volte. Chi splafona quell'importo lì sa che la sua pensione è stata interessata da una variazione in meno sull'importo lordo della pensione. Poi questo lo si evince anche dal cedolino della pensione,
che si entrando sempre nel sito dell'INPS noi troviamo, e dobbiamo tener conto che l'OBSM in pratica di solito mette giù la situazione annuale da inizio anno per tutto l'anno, perciò come dicevo prima, se ci sono variazioni nel corso dell'anno sull'OBSM non lo troviamo, però andando sul cedolino della pensione troviamo tutto quello che viene veramente pagato, tutte le voci che sono inerenti al mese di competenza. E questo è quanto riguarda la novità per le pensioni superiori tre volte, da almeno tre volte il trattamento minimo. Dopo c'è... Ma io direi che è sufficiente per quanto riguarda l'OBSM. Io parlerei a questo punto, perché è uno degli argomenti, no, del momento, parlerei di reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza. Abbiamo avuto dei dati, dei risultati? Abbiamo avuto dei risultati in linea forse con quanto pensavamo. Avete dei numeri? No. Bon, dei numeri precisi non ci sono, sappiamo che c'è circa 1 milione di domande. Ma anche per quanto riguarda Udine? Udine noi sappiamo di aver fatto 3.000 e passa domande, quindi le domande non sono moltissime. C'è una certa preoccupazione che è questa. Noi temiamo, dato il basso numero di domande, che la notizia del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza non abbia raggiunto tutti quelli che doveva raggiungere. Parlando anche con alcuni assessori comunali che si interessano proprio del sociale, la preoccupazione è che, avendo tolto ai comuni la competenza su queste materie e avendola avocata solo a livello statale, non ci sia più una personalizzazione, cioè la capacità di andare sul territorio a spiegare casa per casa o alle persone che hanno bisogno che ne avrebbero diritto. E c'è la preoccupazione che alcuni, soprattutto quelli che guardano meno i mezzi di comunicazione, eccetera, siano rimasti esclusi da questo tipo di procedura. Ed è per questo questa sensazione ci deriva dal numero non altissimo di domande di questo tipo. Quindi la nostra preoccupazione è quella di ritornare ai comuni una certa competenza in materia, perché i comuni sono quelli che poi sono più presenti a livello locale e quindi riescono anche a capire quali sono le situazioni in cui sarebbe necessario intervenire con la pensione o con il reddito di cittadinanza, ma non è stata prodotta nessuna domanda. Anche perché, anche qua facevamo prima il discorso della difficoltà degli anziani a utilizzare degli strumenti un po' più evoluti. Il reddito di cittadinanza è vero che si rivolge a delle classi povere, ma se noi guardiamo alcune modalità operative, prevedono l'uso del telefonino, sì, l'uso dei computer. Volevo sentire proprio anche Liliana, quindi anche l'ISEE, no? Il fatto sì, stesso. Quindi devono recarsi presso un caffè e fare un ISEE, quindi se non c'è un ISEE che dà un reddito ben preciso, le persone non possono fare la domanda perché deve essere collegato. Anche un po' difficile riuscire a portare tutta la certificazione. Sì, sì. Poi dopo le persone anche sulla pensione hanno delle maggiorazioni che forse tra la maggiorazione che hanno sulle pensioni e il reddito di cittadinanza c'è pochissima differenza, quindi tante volte non fanno la domanda perché dice per 20 euro magari che prendo di differenza non mi vale la pena di andare a fare tutta la fila al CAF per fare l'ISEE eccetera, quindi tante volte rinunciano anche, solo questo è un fatto deterrente diciamo per le persone che magari sono le più deboli e le più anziane, che avrebbero bisogno, gli ultra settantenni, perché si rivolge più a quelle persone vecchie lì. I giovani no, penso che abbiano fatto domanda a chi aveva diritto tranquillamente perché sapevano tutta la normativa. Quindi secondo voi penalizzati sono gli anziani? Cioè, gli anziani sono molto anziani, sì, secondo me sì, che sono la fascia più grossa, diciamo, no? Almeno nella nostra regione, presumo, perché nella nostra provincia sì, sono i più anziani che hanno bisogno di questo, no? Noi abbiamo una parte consistente di domande di persone che vanno dai 50 anni ai 65, ma quello è determinato proprio dal fatto che usciamo da 14 anni di
di crisi e quindi si è lasciato il segno. Certo. Molti che sono stati licenziati non hanno più trovato rioccupazione perché non avevano le qualifiche adatte per essere rioccupati. La nostra preoccupazione è appunto sopra un'età oltre i 65, dove una scarsa predisposizione allo strumento informatico, una scarsa predisposizione a sentirsi le notizie per televisione, forse anche una scarsa predisposizione a farsi aiutare in qualche maniera, ha portato... Ha contribuito a... Per quello che le organizzazioni sindacali pensano di chiedere, o vorrebbero chiedere alla Regione, che forse questa abolizione della MIA è stata un po' troppo... cioè quella misura che c'era già a livello regionale, che era in mano ai comuni, gestita dai comuni, forse è stata un po' troppo precipitosa. Forse bisognerebbe ripensare un attimo questo tipo di intervento per poter arrivare in tutte le situazioni di povertà. Facciamo una piccola pausa, vi ricordo che se volete potete intervenire. 0432 573517 per i messaggi, 393 186 1551. A fra poco. Eccoci nuovamente in studio, ma Liliana, quota 100 come siamo? Ma la sede di Udine dice che è abbastanza bene con le domande, quindi ha soddisfatto una buona parte, diciamo, di quelli numeri che l'hanno richiesto. Numeri però non si riesce ad avere. No, questi non siamo a conoscenza di numeri precisi. Comunque dice sì, sembra che l'utenza sia soddisfatta del... però ultimamente ho avuto delle richieste, anche delle informazioni, perché sì, nonostante abbiano avuto questa pensione quota 100, qualcuno ci ha ripensato che magari vuole andare a fare la stagione al mare o in montagna, eccetera, e mi ha chiesto se si può lavorare. Bisogna pensarci prima, perché logicamente con questa pensione si rinuncia a poter lavorare perfino all'età della vecchiaia, perché sennò viene trattenuta la pensione. Quindi chiaramente sì. Abbiamo una telefonata, sentiamo chi c'è in linea, pronto, buon pomeriggio, con chi parliamo? Io sono la signora Mary Edda di Rivignano. Buon pomeriggio, signora. Io oggi compio 80 anni. Sì, auguri. Auguri. Allora, io a 42 anni ho avuto un cancro al seno. Ho fatto un anno di chemio e in seguito mi è venuto problemi di cuore, due adenomi ai surreni, stomaco atrofico, un'ernia iatale. E insomma, poi tanti problemi, sì. E nel 2010 mi è venuto un ictus e quando mi hanno fatto la PAC mi hanno trovato che avevo l'ischemia nella parte sinistra nella testa e nella parte destra avevo avuto precedentemente un infarto. Difatti una notte io ho chiamato il mio medico e avevo il cuore in fibrillazione e mi hanno portato direttamente in terapia intensiva. Allora la mia dottoressa mi ha detto: ti hanno tolto la pensione, ma non mi ha tolto la mia pensione, perché allora il professor Sabuco, che mi ha fatto l'intervento di mastectomia radicale, mi ha detto: signora, lei ha pagato contributi? Sì, perché noi in mezz'anno... E quindi lei, a lei non è stata data la pensione, non è stato riconosciuto il diritto ad avere la pensione? No, quella volta me l'hanno data. Ah! Allora, l'ho presa solo per 2 anni. Il terzo anno mi avevano mandato a gennaio e a quei tempi non davano la pensione ogni mese, ogni 2 mesi. Allora, a gennaio mi hanno mandato per mettere il pezzo, sa che mandavano la cartella, di attaccare in un libretto a quei tempi. E adesso com'è la sua situazione, signora? Allora, quando ho avuto l'ictus, la mia dottoressa mi ha detto: signora, dice, ma se non è invalida lei, chi è invalida? No? Cardiologo, oncologo, endocrinologo, gastroenterologo, oculista, insomma, ha avuto al glaucoma. Più invalida di lei chi è? E quindi adesso com'è? Allora, lei mi ha rifatto la domanda. Sì. Sono invalida al 100%. Sì.
però non ho niente, non mi hanno mandato niente. Com'è possibile? Adesso lo chiediamo subito perché fra due minuti la trasmissione, lei ha telefonato, come dicono in gergo sportivo, in zona Cesarini, no? Quindi abbiamo solo due minuti, anzi poco più di un minuto prima che la trasmissione chiuda, che dobbiamo lasciare la linea al TG. Liliana, signora Liliana, quindi com'è possibile che... Perché la domanda deve averla fatta, quindi deve aver passato una visita presso il medico provinciale dell'INPS, quindi è strano che non abbia avuto il riconoscimento della seconda... Sì. Quando ho fatto la mastectomia radicale, già allora era all'85% invalida. Quella volta all'85, quindi aveva il diritto. Ma questa volta al 100%. Ma gliel'avevano confermata dopo 9 anni, 3 volte? Ma l'ha fatta quando ho avuto l'ictus, la mia dottoressa. Quindi gliela... Quindi bisogna vedere se il medico gliel'aveva confermata anche precedentemente. Doveva passare 3 volte la visita, dopodiché veniva confermata. Adesso bisogna vedere se lei... Passare il patronato, nostro patronato INAS, e vedere con i suoi dati qual è la situazione pensionistica. Perché in quella situazione lei ha diritto a tutti gli effetti. Bisogna quella vedere. Volta io prendevo solo 600 euro. Sì, sì, è giusto. Due anni dopo, 3 anni dopo. Sì, con gli arretrati naturalmente. No, perché... gli arretrati li ha presi un'altra persona, 13 milioni. Ma perché allora ha fatto una delega lei? No. Non può averle. Bisogna che lei passi. Una persona cattiva. Lei deve andare a vedere perché ci sono tante cose non chiare. Quindi, sono stata a Codrosa, perché da Cervignano c'è una con Codrosa, adesso Rivignana. Mi ha detto che mi mancano contributi. Come mi mancano, io ho 30 anni e sono vedova da 28 e mio marito ne aveva 35. Anche lui aveva diritto di un lavoro, siamo un altro di guerra invalido, non gli hanno dato. 3 mesi prima di morire le hanno rifiutato la pensione e questo è dovuto signora, a questa persona che è morta l'anno scorso. Signora, purtroppo mi fanno segnali che dalla regia che devo chiudere la trasmissione. Allora chiudiamo con il suggerimento alla signora di passare appunto all'INAS. Siete anche a Codroipo? Sì. Certo. Signora, la dobbiamo salutare, passi all'INAS di Codroipo e faccia studiare tutta la sua situazione. La ringraziamo per aver chiamato, ringraziamo Liliana Della Rovere, Maria Febbo e Luigi Chizzini. E noi ci vediamo con lo sportello pensionati mercoledì prossimo, sempre alle 18.15, linea telegiornale, arrivederci. Buonasera. Collaborazione con...